Teramo e i suoi luoghi tornano ad essere lo scenario del rito collettivo di lettura Lectus Vox Populi, una seconda edizione che ha scelto di declinare il tema Bellezza e cambiamento in 25 sezioni. Dal 17 al 23 settembre la manifestazione ideata da Renato Pilogallo e curata da Pina Manente si snoda con un percorso che attraversa la città e mette insieme fisicamente i cittadini, centinaia di persone che si ritrovano per leggere insieme ad alta voce. Le sezioni sono state curate da vicino, anche c'è una sezione giornalismo, insomma non, andiamo dagli anziani, vediamo di recuperare alcuni luoghi della città che noi vorremmo diventassero simboli, mentre adesso sono privi di identità, quindi vogliamo restituire ad alcuni luoghi una simbolicità, una storicità. E quali saranno questi luoghi? Allora, intanto oggi disveliamo i luoghi, mentre i nomi, abbiamo qualche sorpresa, lo faremo lunedì prossimo, vi comunicheremo, non tutti ovviamente perché sono centinaia. Quali sono i luoghi novità di quest'anno? Ater 1921, per chi non è di Teramo non significa niente, è un non luogo fra le case popolari. Fornace Lacona, un relitto industriale che nell'Ottocento, quando fu costruito, era un progetto all'avanguardia, oggi è il segno dell'incompleto, dell'incuria. Leggeremo lì di sera illuminandolo. Via Saliceti, fuori le mura del manicomio, che diventano un salotto cittadino, grazie a un'idea che abbiamo rubato all'architetto Luca Falconi. La pompa di benzina, come la chiamano, l'hanno ribattezzata i teramani, quell'orrore che è su Corso San Giorgio al quale cercheremo di dare un senso. La Pinacoteca Comunale, grazie a Gigi Ponziani, al Comune, riapre con noi, da 2 anni era chiusa e anche disallestita. Un luogo sorpresa, chiudiamo guardando il mare, Mare Nostrum, a Giulianova in un Caliscendi, uno dei pochi trabocchi ancora che noi abbiamo in provincia di Teramo, grazie alla famiglia Parere. Guarderemo il mare che prima era simbolo di avventure e libertà e oggi di drammi, tragedie, inquietudini contemporanee. Andiamo al Wide Open perché ci piace stare in mezzo ai talenti giovanili e loro quest'anno ci hanno preparato una sorpresa grandiosa. A Palazzo Melatino, appuntamento con la Fondazione, parliamo di diritti universali. E infine un'altra chicca che è quella di Palazzo Conocchioli, una casa privata che sarà aperta per Lectus dopo un bellissimo restauro e parleremo d'amore.